l'assemblea Gatto Rosso e Gatto Nero ha cominciato a riunirsi lo scorso anno, cominciando a ragionare su cosa stava capitando a Torino con lo sgombero strisciante del campo Rom di Lungo Spralazzo, il campo Rom abusivo più grande d'Europa, 1000 persone nel suo momento di culmine. C'erano 5 milioni di euro in ballo, 5 milioni di euro stanziati da Maroni già nel 2009 per la cosiddetta emergenza Rom. Questi 5 milioni di euro sono stati destinati al progetto La Città Possibile, un progetto che in teoria doveva comportare l'ingresso di molti dei Rom del campo all'interno delle case. In realtà non è stato assolutamente così, gran parte delle persone che vivevano in Lungo Spralazzo sono state sottoposte ad un ricatto nella speranza di poter entrare nelle case, solo una piccola parte ha potuto usufruire di alcuni social housing, in particolare citiamo quello di Corso Vigevano, affittato dall'associazione AIZO Zingari Oggi, una delle associazioni che gestiscono il progetto, al RAS delle soffitte Giorgio Molino, un posto senza abitabilità all'interno del quale ovviamente i Rom che sono stati sistemati non hanno potuto usufruire né della residenza né la possibilità di ottenere dei documenti che attestassero il loro abitare a Torino, quindi niente ospedale, niente medico e tutto quello che implica una scelta del genere. E questo è il segno della cosiddetta integrazione, dove per integrazione si pretendeva da queste persone di firmare un cosiddetto patto d'emersione. Un patto di emersione, pensate alla frase stessa, patto di emersione, come se il campo Rom fosse un destino, fosse qualcosa di scelto, non fosse una baraccopoli costruita da dei poveri arrivati nelle nostre città e senza avere la possibilità di vivere in una casa. Tutte queste persone, poverissime come tanti altri rumeni immigrati che sono arrivati a Torino, vivevano nel loro paese all'interno di case, sono tutti qua nella speranza di riuscire ad avere una casa di un lavoro. Rossi che era in campo, le ho detto che c'ho mal di testa di darmi una pastiglia, ma ha detto non c'è. Allora cosa cercate qua in campo? Se uno si fa male cosa fa? Voi lo buttate per terra? Non è possibile così, non è una cosa possibile, siamo in un paese, anche voi se sto ricordando bene, anche voi 40-50 anni fa siete andati dappertutto, in Francia, America, dappertutto. Avete fatto la stessa cosa come noi adesso per fare la vita buona, anche noi cerchiamo questa. Però il problema è che non... Emigrati in America per l'Italia. Ma si sa bene che sono emigrati dappertutto, lo sa, anche noi siamo nella stessa situazione. Ringrazio tanto chi vuole tenere ancora un discorso.